Pronto, si riparte con il terzo quarto per chi si è collegati con sul canale la Twin Sebastiani, sul canale YouTube, su tutti i nostri social. Vi stiamo trasmettendo l'incontro di basket valevole per la categoria Serie C Silver. Prima giornata, fase orologio. Le squadre che ci stanno dando spettacolo questa sera sono Bichem Virtus e Porto San Giorgio contro Olimpia Mosciano. Vi ricordo il punteggio del secondo quarto è terminato con il punteggio di 24 Porto San Giorgio, 45 Mosciano. Intanto per questi 30 secondi non c'è stato canestro per entrambe le squadre. In attacco la squadra ospite con Scafidi. Non realizza il tiro lungo. Vediamo da 3 il numero 9. Prende il ferro Moio. Non c'è canestro per lui, ma la palla rimane ancora alla squadra di coach Romano. E realizza un ottimo canestro Lucidi, tanto in attacco Mosciano. Numero 8 col sinistro, non c'è canestro. Ancora sfortunato il numero 15 Scafidi, che sta disputando attualmente una brillante partita. E fallo da parte numero 44 Lucidi. Secondo fallo per lui. Intanto c'è la rimessa dal fondo, ancora per rimessa per la squadra blu. 26-45, questo è il punteggio a 8-26 dal termine di questo terzo quarto al Palasavelle di Porto San Giorgio. In attacco Mosciano, dalla lunga ci prova e realizza ancora Ippolito. Convergenza perfetta per questo ragazzo. Altra tripla e porta alla sua squadra a 48 punti contro i 26 della squadra di coach Vincenzo Romano. Moio, due punti per lui. 29-48, 7-56 da giocare. In attacco Mosciano. Palla fuori, rimessa a blu. 15 secondi al tiro. Abbiamo abbastanza pubblico per questa partita qui agli spalti del Palasavelli. Attacco Mosciano, ottimo era il passaggio per il numero 15, ma anticipato. In attacco Porto San Giorgio, che sbaglia un passaggio. Ancora serie di sbagli per entrare per le squadre. Vediamo. Non c'è canestro e realizza il numero 28 Festus. Due punti per lui, 31-48, 7-16 per questo terzo quarto. Porto San Giorgio Mosciano, Serie C Silver, prima giornata, fase orologio. Due punti ancora per Mosciano, 31-50. Ancora dalla lunga Moglio, non c'è canestro per lui. Palla presa da Festus, non c'è, vediamo, anticipato il giocatore del Porto San Giorgio, ma non approfitta il numero 9 Neri della sua prodezza. Moglio, vediamo. Ippolito questa volta corto per lui il tiro, ma la palla arriva ancora a lui.
al numero 6 questa volta di Gian Domenico. Bloccatissimo Scafidi, ma riesce, anche essendo marcatissimo, riesce a canestrare con il braccio destro. C'è serie di cambi sia per la squadra di Mosciano sia per la squadra di casa. Punteggio 31-52, 6 minuti al termine di questo terzo quarto. Ringraziamo la Twin Sebastiani per queste immagini. La Twin Sebastiani vi ricorda sempre di iscriversi, di iscrivervi sul canale YouTube per rimanere sempre aggiornati per gli amanti del basket. Parlando di Serie B, domenica le telecamere della Twin Sebastiani si posizioneranno presso il palazzetto di Via Cinocchi di Civitanova, Rossella Virtus e Civitanova Nardò. Quindi potete collegarvi alle ore 18 sia sul sito twinsebastiani.to.com. Alle ore 18 inizia la partita per chi la vuol vedere da casa. Diamo questo servizio. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi sul nostro canale Twin Sebastiani, sul nostro canale YouTube. 31-52, questo è il punteggio. Siamo a metà di questo terzo quarto, 5 minuti e 11 secondi al termine. In attacco intanto la Virtus con il numero 15 Tizzi. Vediamo, ci prova il numero 27 e c'è Mancinelli, realizza due punti, 33-52. Fallo da parte 28 Festus. Intanto c'è altro cambio per Mosciano, entra il numero 12 Alessandrini, intanto per Festus è il secondo fallo. 33-52, 4:37 al termine, 14 secondi al tiro per la squadra blu. Alessandrini cerca di farsi spazio ma non ci riesce, ci prova dalla lunga il numero 4 Cristian Ippolito, non c'è canestro per lui. In attacco la Virtus con il numero 27, prende il ferro, ancora rimbalzo la squadra di coach Romano, non entra, sfortunatissima questa squadra, la palla batte più volte sopra il ferro superiore ma non la si sputa fuori. In attacco Mosciano, Scafini ci prova, anche lui vediamo, non realizza. Glineur, vediamo da tre, non c'è canestro per Tizzi. Parte Ippolito in cabina di regia, rallenta il gioco. 15 secondi al tiro, 33-52, 3:32 al termine di questo terzo quarto, diretta streaming canale Twin Sebastiani. Prova De Laurentiis, palla fuori, intanto c'è cambio. E in questo momento invece hanno chiesto un time out, 60 secondi a disposizione per
gli allenatori. E intanto andiamo a vedere la terza giornata a fase orologio. Il 16 marzo Chieti Basket affronterà Virtus Basket Porto San Giorgio alle ore 18, mentre sempre il 16 marzo Nuova Pineto Basket contro Nuova Basket Campli alle ore 18:30. Il 17 marzo Teramo contro Spicchi NB Aquilano alle ore 18, mentre il 17 marzo Vasto affronterà Olimpia Mosciano alle ore 18, e sempre il 17 marzo Airino Basket affronterà in casa Torre Spes sempre alle ore 18. Termina in questo momento i 60 secondi a disposizione per entrambe le panchine. Si riparte con il numero 15 Tizzi. Deve tirare, non c'è canestro per Mancinelli. Festus realizza due punti importantissimi, 35-52. Questo è il punteggio in questo momento: 35 Porto San Giorgio, 52 Mosciano, 2:42 al termine di questo terzo quarto. Diretta streaming, canale YouTube Twin Sebastiani. Il 13 ci prova, non c'è canestro per lui, per De Laurentiis. La parabola era buona, prende il ferro, palla fuori, rimessa. Rimessa Mosciano, 2:33. Gianzante per Alessandrini, fuori. Alessandrini, palla fuori, rimessa per Porto San Giorgio. Intanto c'è altro cambio, entra Di Febo Paolo con il numero 8 Tizzi. Non c'è canestro per Mancinelli, in attacco Mosciano. Vediamo il numero 16 e realizza, bomba da parte di Assogna Cristiano, tre punti per lui, 35-55. 20 punti separano le due squadre. Rimessa per la squadra biancarossa con il numero 27 Mancinelli. Vediamo Guenci. Chiama schema Guenci. Non si intendono i due giocatori. Palla fuori, rimessa blu. Gianzante per il numero 8 Assogna, chiama Alessandrini. Vediamo Alessandrini, ottimo l'assist di Alessandrini, vede bene a Di Febo sotto canestro, realizza due punti, 35-57, e stiamo a un minuto e 10 secondi al termine di questo terzo quarto. Palasavelli di Porto San Giorgio, Serie C Silver, prima giornata fase orologio. Lungo il passaggio il numero 16, ottimo e buona la stoppata da parte di Tizzi. E intanto stiamo agli ultimi 60 secondi di questo terzo quarto, 35-57. Abbiamo Alessandrini, Valerio la lunetta, due tiri a disposizione per lui. Primo tiro realizzato,
per Alessandrini. Intanto vediamo come giostrerà il secondo tiro. Piegamento sulle ginocchia, ci prova e realizza 2 su 2. 35-59, via con i secondi, gli ultimi 60. In attacco Porto San Giorgio, ottimo l'anticipo del numero 11 Giansante, ma la palla rimane sempre alla squadra di casa. Tizzi ci prova dalla lunga, non c'è canestro, dando c'è anche un fallo. Terzo fallo per il numero 28 Festus, e quindi si andrà alla lunetta con Di Febo. Due tiri a disposizione per il numero 8. Realizza il primo. Due su due per Di Febo Paolo, 35-61, ultimi 40 secondi di gioco per questo terzo quarto. Porto San Giorgio deve mettere più grinda, a disposizione altri 10 minuti per poter appattare almeno la partita. Festus 2 punti, 37-61, 16 secondi al tiro, ultime azioni per entrambe le squadre. Scafidi per il numero 11 Giansante, vede bene, vediamo, numero 15 ci prova Scafidi, non c'è canestro per lui, e finisce in questo momento il terzo quarto con il punteggio di 37 Porto San Giorgio, 61 Olimpia Mosciano. Noi ci risentiremo fra circa 2 minuti. Quarto qui alla Pala Savelli di Porto San Giorgio. Per chi si è collegato in questo momento in diretta streaming sul canale della Twin Sebastiani, vi stiamo trasmettendo l'incontro di basket valevole per la categoria Serie C Silver. Prima giornata, fase a orologio, le squadre che si stanno affrontando in questo momento sono BKM Virtus e Porto San Giorgio, squadra di casa che disputa in canotta bianco-rossa contro Olimpia Mosciano, squadra ospite che disputa in canotta blu-giallo. Il punteggio del questo terzo quarto, il terzo quarto è terminato con il punteggio di 37-61, e intanto se n'è andato il primo minuto di gioco, 37-61, è rimasto invariato il punteggio in attacco Porto San Giorgio. Ci prova dalla lunga il Lucidi, sfortunato, non c'è canestro. Intanto ci sono altri due cambi da parte di Olimpia Mosciano con De Laurentiis e Neri. Rimessa bianco-rossa. Moglio cerca di fare tutto da solo e realizza 2 punti, 39-61. Il Porto San Giorgio deve cercare di tirare da fuori per poter recuperare un punteggio così lontano. Recuperare 61 punti non sono facili. In attacco Mosciano, pressing da parte della squadra di coach Romano con Alessandrini che ci prova dalla lunga, vediamo, tabellone, palla recuperata
dal numero 10 Grossi cerca fallo in attacco. Era partito bene Grossi, ma purtroppo si è perso in questo fallo in attacco. Un altro cambio per la squadra di Verrigi. Entra Ippolito, che ha piazzato 4 triple. Gioco, si riparte con Mosciano. Alessandrini per Ippolito, per il numero 13 De Laurentiis. Vediamo il numero 9 Neri vede bene il numero 8 di Febo. Fallo e canestro, quindi avrà un tiro libero a disposizione. 39-63, 8-14 per questo quarto. Realizza anche il tiro libero e quindi 39-64. Riparte Porto San Giorgio con Grineau. Per Lucidi vede Moglio, devono tirare, non perdere tempo. Palla fuori, rimessa. Altra sospensione. Andiamo a vedere un attimo un po' la classifica che per queste squadre. Basto 36 punti, Olimpia Mosciano 32 punti, Teramo Aspicchi 32 punti, Airino Basket 24 punti, NB Aquilano 20 punti, Torre Spes 16 punti, Nuova Pineto Basket 14 punti, Nuova Basket Campli 10 punti, Chieti Basket 10 punti, Virtus Porto San Giorgio 4 punti. Vi ricordo sempre la quarta giornata fase orologio per il 23 marzo, Torre Spes Nuova Pineto alle ore 18, mentre sempre il 23 marzo Olimpia Mosciano Teramo Aspicchi alle ore 18, il 23 marzo Nuova Basket Campli in casa ospita Chieti Basket sempre alle ore 18, il 23 marzo Virtus Porto San Giorgio ospita Vasto alle 18:15, 24 marzo Arino Basket ospita NB Aquilano, partita che si disputerà alle ore 18. In attacco Mosciano, non c'è canestro, uomo a terra il numero 4 Ippolito. In attacco con Grossi, cerca Moglio. Vediamo Moglio, Grineur per il 10 che ci prova, Grossi non viene premiato, palla fuori. Intanto altri due cambi per la squadra di Marco Verrigi. Thank you.
di 4 secondi, 6 e 48 al termine di questo ultimo quarto, 39 Porto San Giorgio, 64 Mosciano. Scafidi, ostacolato, palla fuori, in attacco il numero 9 Moglio per Grossi, ci prova, vediamo il numero 5 Glineur, non viene premiato, a rimbalzo invece va la meglio De Laurentiis. Mosciano in attacco di Gian Domenico, cerca il pick and roll, vediamo, trova De Laurentiis, ci prova dalla lunga e realizza Ippolito, altra bomba da parte sua, tre punti, 39-67, questo è il punteggio. E intanto entriamo a 5 minuti e 40 secondi dal termine di questo ultimo quarto, in difficoltà Porto San Giorgio. Diretta streaming, canale YouTube Twin Sebastiani. Cambio per Mosciano, entra Mazzocchini, Pierpaolo. C'è cambio anche per vediamo, sì, per Porto San Giorgio, entra Riccardo Tizzi. E intanto si riparte, parte il cronometro, 5:30 secondi al termine, 39-67, questo è il punteggio. Mosciano in attacco con Ippolito, di Gian Domenico, cerca Neri, Neri perde palla, Mazzocchini, Glineur prova dalla lunga, no scusate, Moglio ci prova dalla lunga, non c'è canestro, fallo da parte di Mazzocchini, primo fallo per lui. Rimessa rosso-bianco, vediamo, non realizza, palla a rimbalzo il numero 9 Neri, in attacco, vediamo se sta Gian Domenico, cosa, niente, ma ci pensa a mettere la palla al posto giusto Scafidi Dominic, due punti per lui, 39-69, stiamo a 4 minuti e mezzo dal fine di questo ultimo quarto. E intanto c'è una tripla da parte di Lucidi, tre punti, 42-69. Ci prova dalla lunga, il numero 15 Jack Nelson, Festus al rimbalzo, vede il numero 9 in attacco, subito Glineur che preferisce passare al suo amico Moglio, serie di passaggi nell'area bianco-rossa, la lunga, ci prova il numero 9, Moglio, Kevin non realizza, ma la palla rimane ancora in mano al Porto San Giorgio. Ancora non c'è canestro, il canestro sputa fuori la palla, in attacco Mosciano, palla fuori, rimessa bianco-rossa. Intanto altri due cambi per Mosciano, 12 e 16 i ragazzi che entreranno, Alessandrini e Assogna, ma intanto c'è altri 60 secondi a disposizione andiamo a vedere un attimo l'ultima giornata di ritorno, i risultati del 16 febbraio, Vasto
ospita Teramo Spicchi 90-55, mentre sempre il 16 febbraio Torre Spesse ospita in casa l'NB Aquilano 71-73. Sempre il 16 febbraio Olimpia Mosciano ospita Airino Basket 86-66. Sempre il 16 febbraio Nuova Pineto Basket ospita Nova Basket Campli per 51-62. E il 16 febbraio Virtus Porto San Giorgio ospita Chieti Basket 71-73. Tanto sono rimasti 3 minuti e 43 secondi per questo ultimo quarto, ultimi minuti di speranza per la squadra di casa. Col numero 15 cerca di entrare, non c'è canestro Tizzi, in attacco Scafidi, vediamo, e altri due punti. ...42-71 questo è il risultato finora a 3-16 al termine. Diretta streaming canale Twin Sebastiani, ricordo sempre per gli amanti del basket in carrozzina Serie A, sabato alle ore 15 andremo in diretta dal palazzetto dello sport di Porto Sant'Elpidio, Pala Principi, con l'incontro di basket tra Santo Stefano, Avis, Porto Torres, partita da a vedere assolutamente, per che è un basket bellissimo, il basket in carrozzina, brivido in campo, carrozzine che viaggiano a 30-35 km all'ora. Per chi non l'ha mai visto, vi potete collegare alle ore 15 sabato, ore 15, sul canale YouTube della Twin Sebastiani o direttamente sul sito www.twinsebastiani.it o.com. Intanto in attacco Mosciano, vediamo come si giocheranno questi 8 secondi. Ottimo l'assist da parte numero 6 e realizza Di Febo, due punti, 42-73, e siamo quasi a 2 minuti e mezzo al termine di questa partita. Ringraziamo per queste immagini la Twin Sebastiani, lo staff. La partita la ripotete rivedere tra non molto sul sito www.twinsebastiani.it in HD. Fallo da parte numero 5 Glineur. Serie di cambi da parte anche del coach Vincenzo Romano, Mancinelli e Guenci. 1:55 al termine e non ci sono più speranze per la squadra di casa. I due punti non rimangono nelle Marche ma andranno in Abruzzo. Fase orologio che comprende 3 regioni, Marche, Abruzzo, Molise. 1 minuto e mezzo al termine. In attacco Porto San Giorgio, scivola Tizzi ma realizza 2 punti. Altri 2 punti del Porto San Giorgio, 46-75. Ottimo il canestro da parte di Giansante Silvio, riesce a penetrare all'interno dell'area, anche marcato da 2 giocatori, riesce con il braccio sinistro a realizzare un bellissimo canestro. E in questo momento
stanno scoccando i 60 secondi per il termine di questo ultimo quarto qui al Palasavelli di Porto San Giorgio. Intanto prende l'autostrada il numero 14 Malatesta Lorenzo, tutto da solo, due punti per lui, 46-79, ultimi 40 secondi di gioco, infrazione di passi, quindi il canestro non viene convalidato. Si riparte con Mosciano, con Giansante, 46-79, ultimi 25 secondi di gioco. Ci prova dalla lunga e realizza, tripla da parte di Silvio Giansante, tre punti per lui, 46-82. Grande bomba da parte di Giansante, 11 secondi al termine, 46-82, partita che va alla squadra di Olimpia Mosciano, due punti che si aggregheranno alla regione Abruzzo. Primo tiro per Alessandro Guenci, non è andato a un buon fine, vediamo il secondo. 1-2, 47-82, ultimi 10 secondi, 9-8, c'è il 10 libero, vediamo, e realizza pure agli ultimi secondi Davide Medori e termina in questo momento per 47-84, vittoria netta per la squadra Olimpia Mosciano, quindi due punti che viaggeranno nella regione Abruzzo. Lo staff Twin Sebastiani ringrazia tutti coloro che si sono collegati sul nostro canale e potranno seguirci per altri eventi sportivi sul sito www.twinsebastiani.it, www.twinsebastiani.com e sui nostri social Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Instagram, Google, Tumblr, cercandoci sempre con il nome Twins Sebastiani, vi ricordo sempre 2S Twins Sebastiani, e vi ricordo inoltre di iscrivervi per rimanere aggiornati sul nostro canale YouTube. A tutti voi ascoltatori grazie per averci seguito e buonanotte.